Un saluto agli amici di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24. Importante accordo che è stato siglato tra diversi atenei universitari in Puglia con l'obiettivo di valorizzare la ricerca scientifica giovanile. Presso la Camera di Commercio di Bari è stato presentato il progetto dal titolo The Innovation Corner in Apulia, un patto per il territorio promosso da quattro atenei pugliesi: l'Università di Bari, quella di Foggia, quella del Salento e quella di Brindisi, per favorire il contatto tra le strutture di ricerche degli atenei al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e diffondere nuove tecnologie che hanno positive ricadute sulla produzione sull'attività del territorio. L'accordo di rete, che è stato patrocinato anche dalla Regione Puglia, prevede la creazione di un tavolo interistituzionale che diventi un punto di accesso unico per tutti gli stakeholder e per la ricognizione delle risorse per la ricerca pugliese e le imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. E veniamo adesso al calcio, perché cresce l'attesa per la finale del campionato europeo Under 21, che andrà in scena sabato 8 luglio con la sfida tra due scuole calcistiche europee importanti, Inghilterra e Spagna. Sarà una finale europea Under 21 fra le due geografiche del calcio europeo più longeve della storia, quella in programma l'8 luglio fra Inghilterra e Spagna. I bianchi d'oltremanica della prima semifinale hanno battuto la rivelazione del torneo Israele con il punteggio di 3-0 in una sfida ad ampio contenuto emotivo. Nei primi minuti l'Inghilterra si vede concedere un rigore che poi sbaglierà con Gibbs White, che si farà perdonare portando in vantaggio sul colpo di testa la sua formazione. Nella ripresa gli israeliani provano a rimettersi in carreggiata, ma Palmer al 19° e nel finale Archer consegnano l'accesso alla finale per gli inglesi 3-0. Finisce anche il sogno ucraino in semifinale, ad opera di una Spagna che in rimonta ha sudato più del previsto per avere ragione degli avversari, da applaudire in ogni caso. Vantaggio ucraino a sorpresa con Bondarenko al 13° del primo tempo, poi si scatenano le furie rosse, in 10 minuti ribaltano tutto con Abel Ruiz, Sanchez e Blanco, a fine primo tempo 3-1 Spagna, nella ripresa il completamento della sfida con la quaterna di Ogoz e nel finale di Sergio Gomez che sancisce il 5-1 iberico, finale europea a Bamut alle 18 con 90 minuti e passa da vivere tutti d'un fiato. E queste sono le storie che vi abbiamo raccontato questa settimana. Vi aspettiamo tra 7 giorni. Restituiamo la linea Pasquale Paoletta per Domenica Italiana. Mimmo Siena, World News 24.